Ciao amici di Italiato Games, eccoci qui, fine della run, due partite, una vittoria per arrivare in divisione 3, run ripresa un po' per i capelli con le ultime due vittorie, gioco contro un divisione 5 ma vuol dire poco, c'è una squadretta non male, ha fatto 4-2-3-1, ordinata, fatta bene, però cerchiamo di batterlo. Allora, Gundogan, o anche Tchouaméni, no, Tchouaméni. Non mi ritrovo più di tanto con Gundogan, se devo dire la verità. Mettiamolo mediano. Lasciamo Alexander-Arnold. Mettiamo Salah, perché Messi me lo voglio giocare nel secondo tempo, se c'è necessità. Il resto, Marquinhos, posto di Conte. De Ligt va bene. Anzi no, mettiamo Rice. Kvara è su, Mbappé è su. Bene così. Partiamo. Speriamo di fare questi 3 punti e non agognare la vittoria proprio all'ultimo. Vediamo che succede. Parte tra poco il conto alla rovescia di 90 minuti, al termine del quale sapremo se questa squadra avrà Dai l'opportunità nella ragazzi, dai. prossima stagione di giocare a livello superiore. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa e benvenuti a quella che si preannuncia una partita scoppiettante e dalle mille emozioni. La tensione di un momento così importante è scolpita. Rigore. Pacciarù, rischiano tantissimo con questo fallo. C'è la penalità massima, come sempre in questi casi, sale la tensione. E ora può sbloccare la situazione dal dischetto. Parata di Navas. No. Non è riuscito a trovare il gol clamoroso, inguardabile. È Non potevano inguardabile, è chiedere stato il portiere a un'opportunità parare. migliore e l'hanno gettata al Mannaggia. vento. Ora devono ricostruire. Cominciamo male. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Palla Bellingham. Palla filtrante per Messi. Sceglie di andare per vie verticali. Cristiano Ronaldo. Copertura attenta. Hanno letto bene la situazione. Non li hanno fatti passare. La gioca sulla destra. Mbappé. E passa. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Calcio d'angolo per l'Olympique Marsiglia. Pericolo sventato, bravo adesso Gigi. possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Bellingham, c'è Messi? Messi! Ah, Palla meno col male Gigi. Donnarumma! Oh, Non dai si ragazzi, passa, su. ottima parata! Sta mettendo su un vero spettacolo tra i pali. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Avversari bloccati a uno. Non Vai, perdono vai, vai, tempo, Fara, vai, vai. spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Segna, eh. Se ne va. Segna, eh. C'è qui deve tirare. No. Molto buono il Ma dribbling come ha del suo fatto? rivedibile. Ha delle qualità sopraffine. È un giocatore che può risolvere una partita da solo. Incredibile. Scodella in avanti. Cristiano Ronaldo. Una bella giocata nello spazio. Cerca la profondità. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. Salah. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. E passa. No, bell'ultimo. Bellingham. Provano a partire in velocità. Interessante azione sulla fascia destra. Manda il difensore al bar con una finta e se ne va.
Jorginho. Prova a superare la difesa con un filtrante. Ottimo scatto sulla fascia, premiato dal compagno. Mohamed Salah ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Prova a verticalizzare. Tchouaméni prova a darla profonda nello spazio. Intervento decisivo. Non è fallo quello! Ma avete visto su Kvara? Attenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Tomori riprende il possesso. Errore qui, pallone sprecato. Sulla fascia, è libero. Salah prova a crossare. Billingham allarga il gioco con palloni a sinistra. Nkunku ha spazio per affondare. Palla filtrante per Messi. Lancia in orbita. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Prova a creare pericolo. Palla del portiere, ha bloccato senza problemi. Allarga il gioco a destra. Supera il diretto avversario. Ha una chiara occasione. C'è tiro. Non ci credo. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Si propone in mezzo. Parata di Navas. Cristiano Ronaldo. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. La gioca a sinistra. E sarà rimessa con le mani. Jorginho ci prova con un pallone profondo. Cross verso il centro. Cercano la ripartenza rapida. Può essere veramente pericolosa. Bellingham si allunga e trova la palla. Pallone interessante in verticale. Ecco Mbappé. Ha spazio davanti a sé. Un intervento impeccabile. Mancano pochi secondi alla fine. Va dato atto al lavoro magistrale della difesa. Sta togliendo ritmo allo... Chance per tirare! Jorginho. Finisce il primo tempo. Non ho parole, ragazzi, ditemeli voi. 6-1. Abbiamo però davanti a noi altri 45 minuti di calcio che ripartiranno dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Dentro Messi. Nonostante la valanga di occasioni e il rigore, siamo ancora sullo 0-0. È difficile da credere, lo so, ma è così. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo. Metto un po' di ignoranza. Xavi. E Scholes. Abbiamo Musiala. Ok. Dentro anche mezzo lui, basta. Incredibile che sia ancora 0-0 questa partita. Incredibile. Substitution for Italy. Number 20, Mohamed Salah. Number 18, si parte per la seconda frazione di gioco. Number 77, beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono 66, cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Coming on the field, number 9, devono essere veloci per sfruttare la transizione. Se ne va. Fa sembrare tutto facile in difesa. Cristiano Ronaldo. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento. Billingham. Palla a Jorginho. Sulla destra arriva Cristiano Ronaldo. Vede lo scatto e cerca la profondità. Billingham. Opta per il lancio lungo. Cerca il passaggio ma non trova la precisione. Non può sbagliare. Prova a tirare. Ecco un'occasione di contropiede.
e passa. Mbappé libera il compagno meravigliosamente. Eh no. Cristiano Ronaldo passa il pallone, però male. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ci prova con un pallone profondo. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Pallone lungo in verticale. E lo maltratta addirittura per recuperare la palla. Però non c'è fallo. Una bella giocata nello spazio. Prova a superare la difesa con un filtrante. Sul filo del fuorigioco. Palla che va a finire in calcio d'angolo. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Due per i rivali di oggi. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Fa male i calcoli, il pallone non passa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa è tocca con la testa. Ottima conclusione, ma l'esito non lo premia. Una palla servita forte e tesa può sorprendere qualsiasi difesa. Stavolta non hanno trovato il gol, ma ci riproveranno in questo modo. Cristiano Ronaldo. Xavi Alonso. Si assicura di non far correre rischi al portiere. Chiama in causa il compagno sull'altra fascia. Palla filtrante per Messi. Se ne va. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Palla Musiala. Supera il diretto avversario. Cristiano Ronaldo. C'è Messi. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Mbappé. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Pallone interessante, in verticale. Passaggio sulla destra. Errore qui, pallone sprecato. Prova a darla profonda, nello spazio. Se ne va. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Ma va. Costringe l'avversario al fallo. Substitution in progress. Ah, non posso manco fare più cambi. Va bene, e però faccio... Benzema! E hanno sfiorato il gol. Mbappé. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Calcio di punizione per l'Olympique Marsiglia. Niente ragazzi, tutti in avanti, tanto oramai. Palla di nuovo verso il centro. È libero e può calciare da lì. Jorginho fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Può cercare il taglio in mezzo e passa, lo sposta di peso e gliela porta via.
posto giusto, un bel anticipo. Riesce a mettere fuori. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo. O forse il colpo di fortuna decisivo. No, impossibile. Non ci credo. Pallone però male. No, ragazzi, guardate. Dite, commentatela voi questa partita, è meglio. Molto tattica, molto bloccata. Giusto il risultato di parità, ma insomma. Molto tattica, molto bloccata. Vabbè. E dai, ce la giochiamo tutta adesso, ma sono allibito, ragazzi, sono allibito. Che vuoi dire dopo una partita del genere? No, ditemi voi, se sbaglio, se è tutto normale. Ah. Vediamo un po'. Divisione 5 di nuovo. Tanto adesso non si può dire niente. 3076. Contro l'Ajax. Bene Koundé, male Hakimi. Mazrui. Marquinhos, così. Ciala. Salah. Messi nel secondo tempo. Kvara nel secondo tempo. Mettiamo un po' Rice qui. E basta. Quattro, due, uno, tre. Szoboszlai. Andiamo. Dida come portiere, un altro che per segnargli. Il sogno di calcare palcoscenici più importanti è molto vicino a diventare realtà. C'è da vincere. Misurarsi con il meglio che il calcio da offrire ha spinto questi ragazzi sin qui, all'ultima giornata, con una sola vittoria a separarli da una promozione che sarebbe meritatissima alla luce di quanto fatto vedere nelle scorse partite. 90 minuti sono quelli che li separano dal verdetto. Restate con noi perché ne vedremo delle belle. Non c'è che dire, la cornice di pubblico ci ha fatto entrare immediatamente in prima partita. Coreografie vibranti, bandiere colorate e cori cantati a squarciagola. E l'atmosfera giusta per vivere 90 minuti, davvero emozionanti. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Italia e Ajax devono assolutamente fare il risultato oggi, non hanno altra possibilità. Non si fa sorprendere da quella palla. Palla Dembélé. Pallone interessante in verticale. Prova a darla profonda nello spazio. Koundé cerca il movimento dei suoi in profondità. Dembélé. Ah beh. Dembélé in fuorigioco. Opportunità di ripartire. Rice prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Supera il diretto avversario. C'è spazio per calciare. Palla Musiala. Palla dentro. Tocca con la testa. E c'è il gol d'Italia. La strada per il paradiso è la stregata di gol come questo. Fa bene ad esultare. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento, la transizione tra abbiamo fatto ancora niente. Offensivo
è stata veramente molto fluida. Un gol preziosissimo che cambia la storia della partita. Devono restare concentrati adesso. La promozione più vicina, è vero? Mbappé! Ecco. Ma Gigio, ma che fai, Gigio? Una sfida senza esclusione di colpi. Gli avversari hanno mollato un po' il colpo dopo aver segnato e hanno iniziato a difendere in maniera un po' pigra. Loro invece ci hanno creduto subito e hanno schiacciato il piede sull'acceleratore. Un pareggio immediato e meritato. Un grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era... Mbappé! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione. Scatto perfetto, imbeccata nello spazio da manuale. È peccato per il tiro. Hernandez. Di lì. Buona dose di equilibrio in campo, un match che può cambiare da un momento all'altro. Vede lo scatto e cerca la profondità. Dembélé. Ecco un'occasione di contropiede. Bella azione sulla corsia di sinistra. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Ci mette la testa. Non una palla facile, avrebbe meritato di più anche solo per l'idea. Una palla servita forte e tesa può sorprendere qualsiasi difesa. Stavolta non hanno trovato il gol, ma ci riproveranno in questo modo. Rudiger. Sceglie di andare per vie verticali. Se ne va. Tenta la conclusione. E c'è il palo. Pronto al tiro. Vabbè. C'è il gol dell'Ajax. E adesso possono tornare a controllare il match. Un gol bellissimo, bellissimo, di gran classe. Bellingham ha dato subito l'impressione di poter saltare l'uomo in qualsiasi momento. Sono in vantaggio di un gol. Rimonta meritatissima. Ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. La porta era accessibile, chance evidente. La difesa ha tenuto però. Va al cross. Mohamed Salah. Incornata. Pallone. Annullano lo svantaggio e ritornano prepotentemente in partita. Ottimo colpo di testa. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. E con questo gol raddoppia il suo bottino di oggi. Nuovamente in parità. Non mollano mai. Ci pensa il portiere a respingere. E sarà a tiro dalla bandierina. Primo calcio d'angolo dell'incontro. I difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Ripartiranno con una rimessa laterale. Dembélé tenta l'affondo sulla destra. Calcio di punizione per l'Ajax. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. L'arbitro lo ha solo avvisato, ma dovrà fare attenzione di qui in avanti. A volte non hai altra scelta se non quella di tentare un intervento così rischioso. Stava andando via in velocità e non c'era altro modo di fermarlo. E il portiere c'è. Rice con il fallo. Non finisce sul referto per il momento. L'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Tira davvero molto angolato. Vince il duello e la fa sua. Buona l'azione sulla destra. Vediamo come evolve. E c'è una palla filtrante. Passaggio smarcato. Mbappé! Un grande momento di calcio. Un gol magnifico.
Una bella conclusione, non c'è che dire, ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Ragazzi, scusate, mi è arrivato il corriere e ho dovuto fermare dopo il gol. Va bene, che delirio, ragazzi, che delirio. Dai, 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 che ce la facciamo, dai, che ce la facciamo. Conducono con una rete in più degli avversari. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Szoboszlai non ha bocca e conquista la palla. Una bella giocata nello spazio. Il passaggio in avanti nello spazio. Era fuori gioco, è vero. Fuori gioco per lui. Mbappé lanciato sulla corsia di sinistra. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Bellingham. Arnold prova a superare la difesa con un filtrante. Bene. Davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Una rotta un po' a sorprese, a giudicare dal boato non se l'aspettavano nemmeno sugli spalti. Termina così il primo tempo. Il primo tempo è stata un'altalena di emozioni. Interventi difensivi, parate, gol, rimonte. Questo è un grande calcio e abbiamo ancora un tempo da seguire. Sì. È una partita incredibile. 3-2 ed è passato soltanto un tempo. Substitution for Italy, number 13, Çalhanoğlu. Inizia adesso il secondo tempo. Mohamed Salah. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Pallone allontanato dall'area di rigore. Ci prova con un pallone profondo. Cerca lo spunto. Posizione regolare. L'allenatore cerca di mischiare un po' le carte con una sostituzione durante la pausa. Immagino sia un cambio di natura tecnica. Mbappé! Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Quanto abbiamo rischiato. Dimostra quanto possano essere efficaci i passaggi filtranti. Ma non basta. Una volta lì, bisogna fare gol. Mbappé! Messi! Che pallone gli ha dato! Bellingham. Szoboszlai. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari, chiudendo loro la porta in faccia. Arnold cerca il movimento dei suoi in profondità. Szoboszlai. E passa! E sarà rimessa con le mani. L'ha spazzata via prima che chiunque altro potesse ribattere in rete. Fa sembrare tutto facile in difesa. Arnold. Ha preferito andare sul sicuro. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. La gioca in profondità. Occasione per il contropiede. Supera il diretto avversario. Pallone interessante, in verticale. Mazraoui la mette dentro. La riprendono immediatamente. Una bella giocata nello spazio. Calcio di punizione per l'Ajax. Nessuna sanzione, solamente un richiamo verbale. Qui ha avuto fortuna. Io ho visto arbitri mettere mano ai cartellini per molto meno. Arnold.
Dembélé sceglie di andare per Mbappé e poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. L'aveva messo davanti alla porta ma non ha centrato il bersaglio. In ogni caso il passaggio è stato splendido. Prova a darla profonda nello spazio. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Costruiscono la manovra con sicurezza. Allarga il gioco a destra. Lungo passaggio in avanti. Ottima discesa sulla destra. Ecco il filtrante. Mbappé vede lo scatto e cerca la profondità. Se ne va. Cerca il tiro. Sì. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Azione attentamente pianificata ed eseguita alla velocità della luce. Non bisogna mai lasciare spazio a questa squadra per partire in contropiede. Hanno dimostrato più e più volte di essere micidiali in velocità. Ragazzi, dai. Substitution for Italy, number 7. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Ora gettare al vento questo vantaggio sarebbe imperdonabile. Si trovano un loro oggi nello stretto. Buona serie di passaggi. Passaggio sulla destra. E passa. La mette in mezzo Oyarzabal. Tenta di allontanare il pallone. Prova a superare la difesa con un filtrante. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Prova a verticalizzare. Meno male. Qui può partire il contropiede. Prova a giocarla in profondità. Supera il diretto avversario. Con risposta fantastica di Dida. Eccola la rete. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Ci ha provato a pararle tutte il portiere. Qui proprio non ha colpe. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che mi sa ce l'abbiamo fatta, così a occhio e croce. Beccare 3 gol in 10 minuti mi sembra un po' difficile, però mai dire mai. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. Vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante direi. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. E l'arbitro, con l'assistenza delle guardaline, dice che c'è stata una sfida. Allunga il piede verso il pallone. Può andare. Prova a darla profonda nello spazio. Riesce a sfondare. Colpisce il pallone. Gol, non sbaglia. Segna una ripetizione. Nessuna pietà per gli avversari. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. E loro è un dominio assoluto. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a lanciare il compagno. Se ne va. Ci mette una pezza. Ben fatto. Palla in avanti verso il compagno. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Movimento brillante alle spalle della difesa. Dunque, rimessa laterale. Tchouaméni. Va alla ricerca di un compagno davanti. Messi! E c'è il gol! Sta iniziando a diventare doloroso da vedere. La squadra in svantaggio sembra impotente. E la difesa non sa che pesci prende. Eccolo il triplo. Grandi ragazzi, grandi.
momento di alzare i calici al cielo e festeggiare la promozione. Come al solito, verso la quarta, la terza, le promozioni si fanno sempre più un pochino più complicatine. La partita precedente è stata una roba incredibile. Vabbè, è andata, ragazzi, è andata. Dai, domani o quando sarà, si parte per la nuova divisione. C'è da fare meglio. Qui c'è da vincerne 6 e pareggiarne una, o pareggiarne, vincerne 5 e pareggiarne 4. La divisione 3 è una rovina non semplice. Ci proveremo comunque. Ragazzi, al prossimo video. Ciao.